Ok, allora buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua, insomma, salutiamo diverse persone collegate. Allora, l'incontro di questa sera, insomma, fa parte, diciamo, di una serie di incontri mensili che ormai stiamo tenendo come Lozzo Testino con diversi autori, insomma, personaggi che hanno tracciato, insomma, comunque anche negli ultimi anni, voi, come ad esempio l'ultimo caso di Alberto Pellai, insomma, che si è, nella sua esperienza di medico, si è interessato dell'utilizzo, ad esempio abbiamo visto, se ricordate, degli smartphone con bambini piccoli. Adesso l'incontro di oggi è qualcosa a cui io in particolare tengo personalmente. Per tutta una serie di motivi, insomma, uno sicuramente perché Don Lorenzo Milani mi ha accompagnato negli inizi, insomma, del mio essere insegnante. Lo sono stato per 13 anni con Lettera a una professoressa. L'ho letto la prima volta a 20 anni, poi l'ho riletto, insomma, a 31 anni, con due letture completamente diverse, insomma. Quindi, infatti, io consiglio sempre di leggerlo 2 volte. Questa sera abbiamo nell'ordine, insomma, con cui avevamo previsto la scaletta, Sandra Passerotti, che è autrice di Non bestemmiare il tempo e Le ragazze di Barbiana, la scuola femminile di Don Milani. Sandra poi ci racconterà, insomma, anche come mai è qui stasera e perché è legata in particolar modo a Don Lorenzo Milani. Poi abbiamo Sandra, infatti ci siamo messi d'accordo, insomma, interverrà per i primi 10 minuti. Perché? Perché il cuore centrale, secondo me, la testimonianza comunque unica, importante, soprattutto, insomma, sarebbe anche poi bello capire, insomma, l'essere allievi di Don Milani oggi, insomma, non solo a Barbiana, che è Fiorella Tagliaferri. Che non so, non vedo collegata, non so, quindi poi mi direte, insomma. E poi Fiorella, insomma, insomma, aspettiamo, insomma, che si possa collegare. Rimarrà, abbiamo deciso anche con gli altri due ospiti, insomma, di dare un po' più di tempo, quindi un 15, 17, 18 minuti. Chiuderà negli ultimi 10 minuti Viviana Ballini, che è membro dell'associazione Don Milani di Calenzano. A quel punto, se tutto va come deve andare, come ci auguriamo, passati quei 35-40 minuti insieme, dovremmo arrivare alle 7 e un quarto con le domande poste, insomma, che farete voi. Quindi ci sono gli insegnanti della scuola che dirigo, vedo qualche genitore, vedo degli amici anche da altre parti d'Italia. E quindi, insomma, sentitevi liberi ovviamente, di accendere la telecamera, il microfono e di fare delle domande, insomma. Sandra, io darei la parola a te. Io, insomma, di solito in questi casi tolgo il mio video, il mio microfono, perché, insomma, i protagonisti, gli ospiti, siete voi. Bene. Bene, buonasera. Io sono Sandra Passerotti e sono la moglie di Fabio Fabiani. Perché sono qui? Sono qui perché Fabio è stato allievo di Don Milani dall'anno 1964 fino a che non ha ottenuto la licenza di avviamento professionale per poi dopo trovare un lavoro e entrare nel mondo del lavoro. Fabio arriva a Barbiana appunto nell'estate del 64, essendo stato bocciato alla scuola statale. E, tra l'altro era già stato bocciato anche altre 2 volte durante le elementari, quindi lui ha già 15 anni e ancora appunto mancante del diploma di licenza di avviamento professionale. E, quindi Fabio si trova a Barbiana e si trova sicuramente nel periodo più fecondo di Barbiana, perché nel febbraio del 65, in seguito alla lettera dei cappellani militari, viene mandata la risposta appunto ai cappellani militari attraverso la lettera. L'obbedienza non è più una virtù. Poi dopo ci sarà la lettera ai giudici per poi arrivare alla lettera ad una professoressa.
Questo libro nasce appunto nel 2017 perché nell'anno appunto dei 50 anni della morte di Don Milani, per dire la verità l'anno prima, mi rendo conto che io ho un vuoto, diciamo, rispetto alla conoscenza di Fabio, mio marito, che già stavamo insieme da molto tempo. E questo vuoto è sapere com'era la scuola. Che scuola aveva fatto a Barbiana, com'era questa scuola? E quindi incomincio a chiedere a lui di raccontarmela e incominciamo insieme questa raccolta dei suoi ricordi. Poi, appunto, per una morte improvvisa sua, avvenuta il 23 di febbraio del 2017, rimango con il materiale, però non c'ho più Fabio a dirmi le cose personalmente. Comunque, riesco in tutti i modi ad arrivare in fondo a questo lavoro e viene lo presento ad un editore e l'editore decide Si sente un po' di voce subito. lontano, però c'è tanti disegni nel telefono di Paolo. È andato via. Non non è riuscito. Sandra si è collegato. No, ma la voce si sente ancora. Se non si vede la figura, non importa. Forse è Fiorella, non so. Sì, questa è Fiorella. Questa è Fiorella. Aspettate, insomma, siamo in... Allora, che è Giampaolo Bonini, Sì, Fiorella Giampaolo Benvenuti. Bonini, gli stanno dicendo. Senti, allora c'è Giampaolo Bonini, lo senti ora dalla voce. Vediamo se ci sente. E, insomma, Fiorella che è stata allieva di Don Milani, però vediamo Non sente nulla, ma mi basta la voce. Fiorella. Se ci fosse la voce va bene uguale. Io disattivo l'audio. Ciao, amore, grazie. Sì, quindi Ecco, posso. disattivato Sì, l'audio di Fiorella, insomma, che adesso proveremo. perfetto. Allora, Viviana se la può contattare, Viviana se la può contattare Fiorella, così magari si interverrà fra poco. Scusa. Lo Ok. chiamo io. Allora, praticamente. Appunto, mi ritrovo, diciamo, insomma, mi ritrovo questo libro perché appunto l'editore lo legge e decide di pubblicarlo. E non ho più la presenza fisica accanto di mio marito, ma c'ho il libro che mi testimonia appunto la sua Barbiana, com'era questa scuola. E a chi è necessario questo libro? Perché appunto un amico di Don Milani, Giorgio Pecorini, quando appunto subito dopo la morte di Fabio, che ero rimasta veramente molto scossa e mi sentivo persa proprio. Giorgio Pecorini mi dice: no, continua. Lui aveva letto appena le prime pagine, mi dice: no, devi continuare, portalo in fondo questo lavoro, perché non è soltanto utile, ma è necessario. Ecco, io mi sono detta: necessario a chi? E allora è necessario agli studenti, perché devono sapere com'era la scuola di Barbiana, è necessario ai maestri, ai professori, ai docenti, ai presidi, perché devono anche loro rendersi conto della potenza della didattica di Don Milani. E come dice Luciano, appunto, un allievo di Don Milani, lui mi disse un giorno: ma com'è possibile che dei ragazzi ignoranti, montanari, che non sapevano mettere un discorso di due parole insieme, vergognosi, timidi, com'è possibile in un anno riescono a leggere il giornale, capiscono il significato delle parole, imparano le lingue, francese, inglese, spagnolo, tedesco? E perché avviene questo? E lui dice: si imparava una lingua straniera all'anno, però l'anno di scuola di Barbiana era 365 giorni per 12 ore al giorno. Erano gli anni 62, 63, 64, 65, e mentre a Barbiana
si imparavano le lingue, si imparava interi canti della Divina Commedia a memoria, si leggeva il Verga, il Manzoni, si recitava la Giara di Pirandello, si osservava il cielo, Marte, i satelliti di Giove e gli anelli di Saturno, e si facevano attrezzi, attrezzature, si imparava a sciare e a nuotare, come mi diceva Fabio. Ecco, il 1 ottobre del 65, mentre Fabio era a Barbiana e faceva tutto questo, io entravo in prima ragioneria a Firenze e la professoressa, il primo giorno di scuola, e ve lo leggo perché non voglio perdere una parola, ci dice a noi ragazzi davanti, ci dice: siete troppi. Fra giugno e settembre ne verranno eliminati circa la metà. Mi rivolgo specialmente a coloro che vengono da lontano, da Borgo San Lorenzo, da Pontassieve, dalla campagna, insomma. Pensateci bene e seguite il mio consiglio. Trovatevi un lavoro. Non state qui a perdere tempo, a riscaldare i banchi, perché lo studio non può essere per tutti. C'è chi è più portato, magari ragazzi di città, e chi lo è meno, magari ragazzi di campagna. Eccola la scuola classista, che poi quando Luciano verrà bocciato, verrà denunciata questa scuola in lettera a una professoressa. Ecco, vi voglio raccontare la storia di Luciano, no? Luciano è un ragazzo di Barbiana che deve frequentare le magistrali perché vuole diventare un maestro. E lui parte da Barbiana, prende il motorino, fa tutta la strada sterrata e curvosa fino a Vicchio, prende il treno, arriva a Firenze, dalla stazione rifà un altro pezzo di strada a piedi e arriva alla Pascoli, la scuola magistrale di Firenze. E lì ci sta 6 ore fino a che poi la sera ritorna a casa, va bene? Però si rende conto che l'insegnante deve rispettare i programmi ministeriali, la sua lezione è molto più snella, no? È molto più nozionistica. Magari un giorno gli dice: Luciano, tu hai preso 5 nel compito, domani preparati che ti interrogo. E lui dice: ma com'è possibile che io che so 4 lingue, che sono stato in Francia e in Inghilterra per 6 mesi, che a Barbiana di uno scrittore si impara tutto, la vita, le opere, il contesto storico, che so a memoria il 5° canto della Divina Commedia, che a Barbiana facciamo gli esperimenti di chimica, studiamo i pianeti, come mai qui prendo 5? E un bel giorno si alzò in piedi, E a questa professoressa le disse: professoressa, io qui mi annoio, sto perdendo il mio tempo, quello che ci sta raccontando non mi è utile. Badate bene, era il 64 e la contestazione del 68 era molto più era lontana. Ma Luciano contesta il metodo, pretende di più da quella professoressa, non vuole certo un buon voto senza studiare o studiare meno. Quindi è l'opposto di certi ragazzi magari, no, di oggi che magari fanno i bulli e magari stanno lì svogliati e pretendono magari anche la sufficienza. Ecco, i ragazzi di Barbiana invece ci andavano volentieri a scuola, come mi diceva anche Fabio, perché appunto nonostante i 365 giorni l'anno per 12 ore. E addirittura, e poi magari ve lo potrà confermare Fiorella, io ho sempre il ricordo di suo marito Paolo, che pur essendo promosso e che lui non aveva bisogno di andare a Barbiana, non aveva da recuperare anni persi o cose del genere, magari i genitori gli avevano detto se andava a Barbiana gli avrebbero regalato il motorino. Ecco, Paolo, un ragazzo di 16-17 anni, e questo mi è rimasto sempre veramente impresso, che la domenica lui dice: ma cosa faccio? Vado a ballare o vado a Barbiana? Ma io vado a Barbiana perché voglio vedere chi c'è, che persone sono arrivate lassù, che cosa stanno facendo. Quindi immaginatevi la potenza e la forza che sprigionava quel luogo.
Tra l'altro, Francuccio, un altro allievo di Don Milani, dice che Barbiana era un posto magico perché anche il ragazzo che svogliato, che non aveva voglia di studiare, arrivava a Barbiana e gli veniva la voglia, e anche il più somaro diventava una scima. Quindi, per dire Sandra, come. Sandra, 2 minuti, due, poi colleghiamo Fiorella, insomma, così lo Ah, vedete. ecco, e allora niente. Ecco, io diciamo, quello che era Barbiana ve l'ho detto grosso modo, e magari speriamo che ci siano dopo anche altri, un altro momento anche di riflessione su quello che può essere la possibilità di portare quel modello o comunque un'idea di Barbiana nella scuola di oggi, insomma, perché mi sembra di vedere, e facevo una piccola considerazione. Abbiamo assistito ultimamente, in questi ultimi giorni, a quella disgrazia di quel ragazzo, no? Che faceva l'alternanza scuola-lavoro, e mi è venuto da pensare che anche oggi la scuola è classista, perché praticamente il ragazzo che magari è di una famiglia, perché ho scoperto che all'università arrivano quasi tutti figli di laureati, hanno fatto una statistica, e magari molti figli invece della classe meno abbiente si fermano o addirittura alle medie o comunque magari si dirottano sugli istituti tecnici o cose del genere. L'istituto tecnico è già una porta aperta per il lavoro, no? Diciamo. E sembra quasi che la minor cultura, no? Diciamo, che si può avere in un istituto tecnico prepara già il ragazzo ad un mondo del lavoro dove non avrà, non potrà pretendere i propri diritti, perché magari non è informato o comunque non ha una cultura generale come avevano i ragazzi di Barbiana, perché potevano anche decidere di fare l'operaio o di fare qualunque lavoro, però avevano un bagaglio culturale che gli permettevano che gli permetteva di stare a testa alta, di saper parlare con chiunque, di avere veramente un bagaglio che li portavano a non essere discriminati, o comunque si facevano le proprie ragioni, sapevano cosa dire, diciamo. Ecco, questo è. Quindi c'ho il fatto che ora la scuola magari dà un minimo di istruzione. Saranno sempre più avvantaggiati i ragazzi di una classe più abbiente. Ecco, boh, non so se sono arrivata in tempo. Grazie Sandra. Beh, in realtà la considerazione che fai tu è assolutamente reale. Insomma, in realtà la scuola, lo dice la statistica, ancora oggi, forse non l'è mai stata, non riesce ad essere quell'ascensore sociale, o comunque diciamo, non riesce a accorciare quella disuguaglianza di partenza, no? Anche se poi, comunque, quando Don Lorenzo diceva ai suoi alunni: voi dovete andare a testa alta, no? Dovete saper imparare a discutere, a parlare. Lui faceva leggere, insomma, il giornale tutti i giorni, portava su a Barbiana, poi ce lo racconterà Fiorella, insomma, perché io l'ho letto, non l'ho vissuto. Portava persone, insomma, avvocati, storici, filosofi o altro. E a un certo punto, nell'indicazione nazionale del 2012 lo dice: la scuola prima di tutto deve insegnare a essere e insegnare a vivere. E questo, secondo me, è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Io darei la parola a Fiorella, vediamo se è collegata. Fiorella, molti pensano che tra l'altro gli allievi di Don Milani siano solo maschietti, Ecco, invece in ecco. realtà. Fiorella Tagliaferri, che è stata alunna di Don Milani, vediamo se si collega, se si prende, se c'è il figlio Giampaolo Bonini, dovrebbe essere. E allora lei è collegata, io la vedo. Puoi provare a aprire il microfono, io se no la chiamo, perché Io non la vedo però.
Non so se voi l'avete. Sì, lo vedo nell'elenco dei partecipanti, Giampaolo. Ecco, ma dovrebbe attivarsi la videocamera in alto, cioè Lo proprio so, la lo videocamera. so. Adesso la chiamo. Ok, scusate. Intanto, se qualcuno voleva fare una domanda a Sandra, così. Ecco, posso? È il fatto che Prego, Sandra. non ho parlato delle ragazze di Barbiana, effettivamente, perché, ecco, sì, appunto, ecco, la presenza. La presenza femminile. Ah, eccola Eccoci. qua. Eccoci qua. Allora, vediamo. Buonasera, Fiorella. Dovrebbe attivarsi il microfono. Forse si trova il microfono. Mi sentite ora? La sentiamo, Ah, Fiorella. che bello! Buonasera, grazie. Buonasera a tutti, maestri, genitori, a tutti. Io non ho nessun merito, solo quello di essere stata una bambina del priore. Mi sentite? E direi che è una cosa, è un'opportunità, insomma, una testimonianza unica, no, Fiorella? Sì. Perché, insomma, poi magari ci racconta. Quanti anni ha, se posso chiedere? Lo so che non Adesso si ne ho dice. quasi 74 e Ah. sono la sorella minore di Giancarlo Tagliaferri, uno dei primi sei allievi che si sono diplomati, tutto, i primi sei, perché nel 54 avevo 6 anni quando è arrivato il priore a Barbiana e subito ho iniziato a farci catechismo alla scuola pubblica, pluriclasse ovviamente, e poi quando mancava la maestra faceva didattica a tutto e poi ci portava il pomeriggio a studiare già da subito il francese, le lingue e cultura generale. E il priore è stato un maestro eccezionale. Voi fate il mestiere più bello e più difficile del mondo perché, come dire, avete studiato per fare i maestri, ma il maestro arriva al cuore del bambino. Non ve lo insegnano quando vi danno la laurea, ma deve venire dal vostro io interiore, cioè la donazione di sé agli altri. È quello che ci ha dato il priore, la donazione di sé a noi bambini. Proprio ci dimostrava che gli importava di noi. Ecco perché si studiava. Forse è merito suo, non nostro, se ci applicavamo, capito? Se volete farmi un po' di domande, sono stata un po'. Io direi Fiorella a questo punto, insomma, visto che la cosa è interattiva, Sandra mi ha spiegato, insomma, che lei poi è un fumo in piena. Non so se qualcuno voleva porre delle domande. Io vedo Lorena, dai, Lorena che è la vicepresidente, sei maestra. Lorena, non puoi non collegarti. Inizio con te, poi chiediamo anche a Marco Picarella, la maestra Michela. Lorena, qualche domanda che vuoi fare a Fiorella? Visto che, insomma, lei ha vissuto, ha conosciuto Don Lorenzo. Eccomi qua, buonasera. Buonasera. È un piacere grande, grande, grande quello di Grazie. conoscervi e di vedervi, Grazie. davvero. Io vengo adesso da un consiglio di interclasse, abbiamo avuto consiglio di interclasse con i genitori, quindi stavo ascoltando questi ultimi passaggi della signora Sandra e condivido quello che dice anche lei di quanto sia importante anche la relazione con i genitori. Stavo proprio pensando adesso venendo dal consiglio, quanto importante per la crescita dei nostri ragazzi creare questa sorta di alleanza con le famiglie. Davvero, noi siamo fortunati perché siamo in una situazione anche, insomma, di famiglie abbastanza agiate, quindi insomma. Che però questo non significa meno povere da un punto di vista educativo Bravo. o di valori. Bravo, i valori sono quelli più importanti di tutte le cose materiali del mondo. Il priore ci voleva perché noi abbassavamo sempre la testa per ignoranza, per mancanza appunto di cultura, per povertà. Povertà fisica, ma anche povertà di dialetti. E allora voleva, ci insegnava, dovete stare a testa alta, dovete essere tutti uguali. E se leggete il libro della Passerotti, che per me è più bello di Il ragazzi di Barbiana, dove io sono la prima bambina a destra sulla copertina, Ah, bene. sì, e Andrea, sera poi c'è molto. anche la mia testimonianza dentro.
Eccolo qua, lo leggerò sicuramente. Grazie. E poi, se leggete Non bestemmiare il tempo, è come se chiudete gli occhi e veniste a Barbiana, perché è descritto proprio come passavamo le giornate, come sembra di vivere a Barbiana, Non bestemmiare il tempo. Ma guarda, il suo sorriso e il suo modo di parlarne dice molto. Grazie. Fiorella, gliela posso fare io una domanda, Fiorella? Sì, certo. È una domanda che avevo chiesto anche a Sandra, no? Cioè, secondo lei, in base anche alla sua esperienza, insomma, sicuramente ci avrà pensato a lungo, se in un periodo come questo, no, di grande difficoltà, dove la scuola effettivamente, non dico che sta crollando, ma sicuramente crepando sotto le difficoltà proprio della pandemia, no? Proprio in questi giorni noi siamo tremendamente in difficoltà, perché tra gli alunni che non possono fisicamente andare a scuola, eccetera. Secondo lei, il priore, lei, lo so che tutti gli allievi lo chiamano così, ma per noi è Don Lorenzo Milani, per chi non l'ha conosciuto, come avrebbe, lo so che è difficile, però ecco, cosa vi avrebbe detto nei momenti di difficoltà? Secondo lei, cosa pensandola allora, oggi? No? Allora, il priore ne ha incontrati tante di difficoltà. Consideri, mia mamma diceva, i figlioli si battevano, l'ho fatti io, un son sua, devono lavorare, andare a badare le mucche, la stalla, e non devono venire a scuola, se no ci levano il potere. Faceva addirittura la sciopero della fame davanti a casa nostra, pur di averci a scuola. Combatteva in prima persona, e lui avrebbe rischiato, per quello che il mio giudizio, non sono il Dio, e anche avrebbe sfidato anche il Covid, sarebbe venuto anche a casa, ma lui ci dimostrava ogni giorno quanto gli importava di noi, anche quando ci dava i nocchini in testa, anche quando ci sgridava, anche quando ci dava una pedata. So che oggigiorno non si può più fare queste cose, quasi stenterete a credere a queste cose, però sono vere. Però faceva perché gli importava di noi. E io quando vado nelle scuole glielo dico ai bambini, se la maestra vi sgrida e ritorna, è perché gli importa di voi, se no non sarebbe arrabbiarsi per insegnarvi un modo di recepire le cose migliori, che per voi, per il vostro bene vi sgrida. E ho questa filosofia, ma me l'ha data il priore, anche questa non è merito mio. Però e questo ci ha insegnato che in tutti i modi si può voler bene agli altri. Un giorno gli dissi, c'è la mano, disse priore, ma te vorresti che tutti facessimo o i maestri o i sindacalisti. No, Fiorella, non è vero che io vorrei che voi impareste tutto, che nella vita ve la sapeste cavare sempre e comunque, maschio o femmina non importa, e siate essere autosufficienti. Se poi vi piace fare, vi sentite portati per l'insegnamento, per me è il massimo che potete darmi, però voi dovete fare quello che è più congeniale per voi. Aveva tanto rispetto anche delle nostre opinioni, però per lui la cosa più importante era che imparassimo. Pensate l'ignoranza quanto fa. Se ho tempo vi racconto un episodio che ve la dice lunga sul suo modo di insegnare. Allora un giorno il mio babbo trovò lavoro al comune di Firenze, e andava dal fattore a fare le stime. C'era il padrone e il fattore. Babbo, vengo con te. No, il fattore non vorrà un venire. Io insistetti e andai con mio babbo. Arrivammo a casa del fattore, vicino a Vicchio, a circa 5 chilometri da Barbiana, e fa, buongiorno Tagliaferri, guardi, non importa nemmeno che la entri, perché ho già fatto il conto io, e siamo pari pari. E poi che l'ha portata a fare questa buttera? Buttera per dire bambina nel gergo di allora, nel Mugello. Sor fattore, la mi scusi, e l'è voluto venire. Cioè, no, guardi, non importa nemmeno che entri, noi siamo pari. Io avevo il foglio scritto, un pochino ci aveva già insegnato il priore. Scusi, signor fattore, come può dire che siamo pari pari? Qui c'è la vendita di tanti maiali, tanti vitelli. Ma faccia sta zitta! Ma io, sapete quanto ce lo state, voi contadini? Chi è che paga il ramato? Chi è che paga lo zolfo? Il signor fattore, cosa vuole che sia un po' di ramato? Che a quei tempi lo davamo?
con una cosa dietro le spalle a mano, facendo così a quei tempi. Ora so che vi fa sorridere qui. Insomma, noi siamo venuti via da contadini senza un centesimo, pari pari. Per comprare lo zucchero e il sale si vendeva qualche uovo. Ma per dire, c'era la povertà barbiana, molta. Ma oltre alla povertà cosa c'era? L'ignoranza. Ignoranza come ignorare, non sapere. Non avere il coraggio di alzare la testa davanti al fattore e al padrone. Ma capito? Questa cosa ce l'ha insegnata. Non solo l'amore e il rispetto per gli altri, ma anche a farsi le nostre ragioni. E la cultura del priore era un po' diversa dalle scuole come i miei nipoti di oggi. Perché lui ci faceva a scuola generale anche a fare un tavolo, anche a fare un po' di legno. Considerate che la mamma della Viviana, che ora sentirete, è venuta a Sarviato tutte le sue ferie d'agosto a Barbiana per insegnare a noi bambini il taglio e cucito. E per tutta la vita mi è servito, tuttora anche queste copri sedie l'ho fatto da me, ma insomma faccio tutto da me, anche per le amiche, metto le cerniere. Voleva imparassimo tutto, a fare le punture. Io vi potrei dire mille mestieri che grazie al priore io modestamente non sono una tuttologa, ma me la cavo. Non solo l'amore per il prossimo, ma anche apprendere. Però Fiorella, mi permetta, ricordiamo sì? che come tutte le cose, Don Lorenzo è stato attaccato, no, nei suoi tempi, perché non era capito. Oh, assolutamente no. Io ricordo quante aggressioni ha avuto. Poi fu citato come cattivo perché mandava via tutti. Ma mandava via tutti perché era venuto dei giornalisti e gli hanno strampolato e deformato la sua versione. E lui se vi accusano di una cosa e siete innocenti, ognuno di noi si arrabbia, si ribella, giusto? E io ricordo questo episodio qui. Dopo mandava via tutti gli intellettuali, perché noi abbiamo avuto la fortuna a Barbiana che tutte le domeniche venivano, dopo aver letto il primo libro, Esperienze pastorali, tanti cervelloni sono venuti a Barbiana e lui li sfruttava perché insegnassimo a noi. Tu che mestiere fai? Io sono professore di matematica, guardi, mi prende quei quattro ragazzi che sono deciuti sulla matematica. Arrivava, lui li sfruttava proprio come Robin Hood, andava, rubava i ricchi per dare ai poveri. In senso metaforico, ovviamente, viridiosi. Ma e la domenica avevamo sempre tanti personaggi importanti, anche ricchi, e lui non si vergognava a chiedere i libri, le enciclopedie. E le parole che non capivamo, noi ci facevamo utilizzare il dizionario per apprenderle. La Costituzione voleva l'imparassimo a memoria, ma non a pappagallo. Proprio cosa vuol dire, il perché. E se uno era più ciuo, perché i bambini sono in tutte le epoche, siamo uguali, c'è quello più vispo, quello meno, giusto? E anche allora ripeteva fino a che non avevamo capito tutti. Ecco, questo ci faceva vedere l'importanza. Io ai miei nipoti gli ho fatto fare scuola di recupero a pagamento, ovviamente, perché sono stati tutti carenti nell'inglese e in matematica. E con il priore non c'era questo problema, perché finché non avevamo capito il programma non andare avanti. E i Saputelli e quelli un po' più intelligenti, che purtroppo devo dire Aldo Bozzolini e Giancarlo Tagliaferri, il fratello maggiore, erano molto intelligenti. Mi ricordo tutti. Sì, sì, no, certo, ricordo tutto. Sono una vecchietta e non mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera, ma di bambina e dei 9 anni col priore mi potete chiedere tutto. Se può servirvi per qualcosa, potete chiedermi tutto. È vero, scusate, chiacchiero troppo? No, anzi, Fiorella, vediamo se qualcun altro voleva fare qualche domanda. Io vedo qui Matteo Granzon, Valeria Greggio, la maestra Sonia, vedo tante maestre, anche la maestra Michela, Marco Picarella, qualcuno dall'esterno che si vuole prendere la... Colleghiamoci, diamo ancora, Fiorella, 5-6 minuti di domande, poi facciamo passare a Viviana e concludiamo ancora con lei. Perché ascoltarla qui è un'emozione, insomma. Poi io, insomma, per me in particolare, gliel'ho detto, perché Don Milani mi ha sempre accompagnato negli ultimi 25 anni. E infatti, ecco, le svelo un segreto.
Sì. E come preside, adesso vediamo se i genitori saranno d'accordo, gli insegnanti, non lo so. Il mio sogno, adesso vediamo se è così, è sempre stato quello di dare alla scuola che dirigo, che ha il nome di uno dei comuni, Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, perché secondo me nel modo di fare, cioè nel modo di accogliere, secondo me è proprio, cioè io lo vedo così, ecco, poi vedremo, poi ne parleremo, ecco, vediamo se vieni nel museo, io vengo a Barbiana con lei. Ah sì sì, assolutamente, volentieri vengo a Carnevale, vado a trovare Sandra e vengo assolutamente a Barbiana, andrò, assolutamente. C'era qualcuno che voleva intervenire? Lorena è già intervenuta, se non, tanto siamo in 34, ecco, tra amici, quindi insomma ci si può... Ileana, non so, non la vedo più, Sandy, Luca Paolini, la maestra Magda... Non siate timidi, ecco, fare qualche domanda a Fiorella. Valeria. Il priore voleva che non fossimo timidi. Insomma. Anche le domande più strane, fatemele pure col cuore. Qualcuno, basta. Ecco qua, la professoressa Valeria, prego. Salve, salve, grazie di essere con noi. La ringrazio soprattutto per l'enfasi e per questa sua vivacità che mi piace tantissimo. Sa che cosa mi ha colpito tra le cose che lei ha ripetuto, e l'ha ripetuto varie volte? La cosa bella è che si sente dalle sue parole che eravate amati. Credo che questa sia la cosa più bella che un insegnante possa fare con i suoi alunni. E dunque l'emozione che è rimasta, poi... Credo che voi l'abbiate ricambiato per l'amore che lui aveva verso di voi alla fine. E lo avete vissuto, ecco, forse la differenza è che noi a volte siamo in qualche modo in questi tempi ostacolati da tutto quello che è esterno anche alla scuola. E a volte non è facile perché anche i bambini stessi vivono tante cose, sentono tante cose, hanno input diversi, a volte cercano anche attraverso... il telefono, internet, delle cose forse che distraggono da quello che è la cosa essenziale. Okay. Non so se mi sentite, da quello che è l'essenzialità invece del rapporto. Penso che la cosa bella di cui insomma lei adesso ci sta trasferendo è questa unicità del rapporto, che è difficile a volte, soprattutto con alcuni ragazzi. Io le volevo chiedere questo, con i ragazzi più difficili, che cosa Don Milani faceva? Lei lo chiama priore e sento molto rispetto, questo calore che lei porta, ma nello stesso tempo anche il senso del rispetto verso appunto Don Milani che le chiama il priore, ma con i ragazzi difficili che cosa escogitava Don Milani? Guardi, il nostro priore piangeva anche per i ragazzi difficili, l'ho visto piangere tante volte. Più che altro uno dei più difficili è stato uno dei due ragazzi adottato, Michele Gesualdi, che l'ho visto piangere per lui, giuro. Michele l'ha fatto disperare tanto. E lo so che vi scandalizzerete a quello che vi dico ora, però vi giuro che è la verità. E lo giuro perché l'ho verificato io. Una notte non si trovava. E quando Michele scappava, oggigiorno avete tutte le lampadine, anche, ma allora noi avevamo l'acetilena a carburo, era una cosa che faceva pochissima luce. L'unico che avesse la lampadina era il priore, e l'aveva portato uno dei primi suoi allievi di San Donato. Una lampadina quasi come oggi, con due pile grosse dentro. E quando c'era il lume di luna, Michele, e si trovava più facilmente. Quelle notti nuvolose e buio all'11 la notte, per un contadino che dalle 7 è a letto, faccia conto di solito cercarlo. Una sera dopo tanto siamo riusciti a trovarlo, era nascosto in un fosso sotto la chiesa dalla parte di là. Il priore si è sganciato un po' di tanti bottoncini qui davanti, ha tirato fuori una specie di cinghia, io me la ricordo così, sfilacciata color corda, io vi dico come me la ricordo io, e l'ha cinghiato. So che ora ci sarebbe
arresterebbero. Prima l'ha cinghiato e poi si è messo a piangere, perché Michele era uno dei ragazzi più difficili del priore. Uno dei due adottati, adottato dopo per cercare di fare un bene, ha detto a questo fanatrofio di prendere anche il fratello, Francuccio Gesualdi. E era come il diavolo e l'acqua santa. Quanto è buono, e lo è tuttora, Francuccio. Quanto era è buono Francuccio, era buono Cuccio, quanto era birbone da piccino questo Michele. E non era il solo difficile, come tutte le epoche, come avrete voi nella vostra classe. Lui perdeva più tempo e donava di più a quelli più difficili che a quelli più facili. A quelli più difficili il suo intento era fargli capire che gli importava di lui, voleva il suo bene. Però Michele è stato veramente un osso duro per il priore. E una sera ha pianto tanto, perché però prima l'ha cinghiato. Io la verità, cioè, ora non so che non si può, le è tutto. Mi dicono le mie maestre, se provassimo a toccargli un dito, ci denunciano. Però considerate, questi episodi che vi racconto io, era nel 59, capito? E quanti anni fa? Tantissimi. E l'ha fatto. E lui anche però diceva che l'albero, è un vecchio detto dei Nugellani, l'albero si piega finché è piccolo, quando è grande non si piega più. Se piantate un albero e volete che venga dritto, non venga torto su una parte, ci mettete un palo, lo legate e finché è piccolo sale bene. È un detto mugellano, ma attuabile anche per il problema di Michele, che era un ribelle, un bambino birbone da bambino. Ora da grande io non l'ho vissuto, spero sia stato la miglior persona del mondo. Però da bambino era molto birbo, sì, era un ragazzo difficile. Mi sente? Grazie, sì, Fiorella, sì. No, è vero, erano altri tempi, in realtà non neanche così lontano, perché io poi non so le persone che sono qui presenti, io però ho fatto la terza, quarta e quinta elementare, e avevo, sono del 77, quindi era nell'84, 85, 86, dalle suore. E io non sono stato mai picchiato dalla suora, perché insomma andavo molto bene, mai, anzi vincevo un sacco di caramelle. Però mi ricordo c'erano diversi miei amici, due o tre in particolare, insomma, che venivano picchiati. In realtà, probabilmente, perché comunque, insomma, nel bene o nel male, si è comunque figli del proprio tempo, no? Certi strumenti, certi modi di agire erano propri di quel tempo, insomma, era così, quindi insomma, e questo è un dato di fatto. E qualcun altro che voleva intervenire, facciamo un'altra domanda e poi facciamo parlare Viviana. Intanto dico una parola, non vorrei dare l'impressione che il nostro priore era violento, era un babbo, maestro meraviglioso, e quando è stato costretto, dopo tre ore lo cercavamo, invece essere a letto, l'abbiamo trovato, ha scappato la rabbia, però dopo... Ma Fiorella, Fiorella, non me lo dica, perché mio papà mi ha picchiato, saranno 8 volte nella sua vita, e una volta mi ricordo che alzò persino il letto, però le avevo veramente combinate grosse, lo dico davanti a tutti, a livello che a 9 anni lanciai le forbici addosso a mia sorella e gli si conficcarono nella mano, quindi per farvi capire che cosa che vai a combinare. E quindi veramente vuol dire che uno si è detto così è perché proprio... Così pronto? Io comunque ho la filosofia, Maria? Non so se è attuabile, un ragazzo difficile... Abbiamo preparato la... Parlarci. Esatto, se qualcun altro voleva intervenire facciamo un'altra domanda. Io vedo qui, le leggo perché vedo Lucilla Panno, che conosco... Sandy Pittarello, vedo la ripeto Matteo, la professoressa Serena, la maestra Michela, Magda, Maddalena Franchin. Se volevate fare un'altra domanda, e poi passiamo la parola a Viviana. Fiorella, poi noi ci vediamo dopo, insomma, dopo 10 minuti ci salutiamo nella parte finale, rimanga collegata. Se c'era una domanda per Fiorella. Buonasera. Okay, allora Matteo, faccio io una breve... Ma intanto grazie, insomma, della testimonianza, bellissima. E volevo anche dire che non c'è nessuna preoccupazione sulla violenza del priore, perché
In realtà il fatto che poi si metta a piangere penso che in realtà manifesti un'umanità disarmante, insomma, no, quasi. Quindi ecco, non penso ci sia dubbio su questa cosa. Anzi, è una testimonianza bellissima perché è proprio umana, no? E quindi sono stato felice di sapere questa cosa, insomma, che anche i grandi possono, come dire, lasciarsi andare in questi atteggiamenti così umani e poi quasi pentirsene, no? O comunque dispiacersi per il bene che vogliono alla persona, così. E la domanda era invece la mia, nel rapporto con le famiglie dei bambini che frequentavano la scuola di Don Milani, perché è una scuola molto particolare per il fatto che durava tutto l'anno, no? 12 mesi, 365 giorni, 12 ore al giorno, insomma, tutto il tempo era trascorso lì. Nei rapporti con le famiglie, come erano gestiti? C'erano, non c'erano? C'erano con tutte le famiglie, però ha centrato il punto. Alcune famiglie, questo rapporto era quasi di odio-amore, perché capivano che i loro figli non solo gli insegnava a leggere, a scrivere, la geografia, a farsi le sue ragioni, ma gli prendeva anche un pezzo di cuore. E alcuni genitori, questa rabbia era perché ci andavamo volentieri. Voi direte, ma com'è possibile dei bambini per 13 ore il giorno, delle volte addirittura andavano a casa a cena e tornavano dopo cena? Ma non ci si crede che possano essere interessati. Si annoiavano? No, non ci annoiavamo. Prima cosa perché lui spaziava da un argomento a un altro, da una cosa a un'altra. Poi perché arrivava sempre maestri, gente nuova, che ci coinvolgevano. E i rapporti con le famiglie, con la maggioranza erano buoni, però ha trovato un osso duro. Se leggerete il libro vi farà capire tante cose, le ragazze di Barbiana, la mia testimonianza. Perché la mia mamma era gelosa, che aveva capito che noi gli davamo non quello che si dà al maestro, finito le ore, e ci prendeva una parte del nostro cuore, perché in lui vedevamo anche un genitore, un babbo, una mamma, oltre al maestro. E questa visione che avevamo noi del priore non era solo di un maestro, era di un babbo, di una persona che gli importava di noi e ci faceva sentire tanto importanti. Non mi faceva sentire una stupida, come io valessi, come dire, ma non io, tutti, capito? Che perdeva il suo tempo per me. Io delle volte ero imbarazzata perché c'erano dei personaggi importanti, ti venivano per lui e lui mi teneva in sacrestia per fare una lezione per me. E con i genitori, con la maggioranza buoni, voleva che quando tornavamo a casa, ai genitori che non sapevano leggere e scrivere, gli raccontassimo come avevamo passato la giornata, che cosa avevamo imparato, cosa ci aveva arricchito quella giornata di cultura, del sapere, del conoscere. Voleva che coinvolgessimo anche i genitori, e molti genitori gli portavano, chi faceva i tortelli gli portava un piatto di tortelli, chi gli portava, perché lui tutto quello che aveva lo donava agli altri, non aveva mai nulla. Quando aveva bisogno di qualche soldo lo chiedeva alla nonna Giulia, che era la mamma della Leda, ma lui non aveva nulla. Si preoccupava che i ragazzi di San Donato, come c'era anche il babbo della Viviana, che veniva tutte le domeniche lassù da noi, ci portavano i vestiti loro vecchi, perché anche se non erano ricchi, con fronte a noi di Barbiana, erano benestanti, avevano le scarpe, avevano i vestiti, avevano da mangiare più di noi, capito? E loro venivano e ci portavano tutto quello che potevano. E le domeniche si permettevano un pullman, spesso venivano con un pullman in fondo alle girate. Se il vostro dirigente scolastico viene per la fine di carnevale, ve lo faccio vedere dove erano, si fermava il pullman e venivano su a piedi. E i genitori piano piano si avvicinavano a lui. Li ha avvicinati quasi tutti i genitori, Considerate che in quegli anni aprivano le fabbriche a Firenze, le gente traslocavano e parecchi rimanevano lassù per lui, perché volevano che i loro figli imparassero non solo a leggere e a scrivere, ma la cultura generale. Come vi dirà la Sandra, che suo marito è venuto tardi lassù da noi. Io già lavoravo al Ponte Vecchio quando è venuto Fabio, suo marito. Però
quanto ha imparato, dice lei, ma come? Io mi sono diplomata, lui sa tante cose più di me, perché lui voleva imparassimo cultura generale, ora è una sciocchezza, non mi voglio far perdere tempo. Mi ha insegnato lui a fare le punture tutta la vita, io mi faccio le punture da me, le faccio a tutti, non ho il tesserino, però non ho mai fatto un accesso a nessuno, so fare bene. Per dire, è una domanda molto importante questa, perché lui coinvolgeva anche le famiglie. Beh, la mia mamma è stata un osso duro, però in genere sì. Dimmi pure, domandami pure. Grazie, grazie Fiorella. Allora, io direi, prima di dare a Viviana, non so se c'era Anna Sturaro, in realtà è la mamma di Anna, se voleva porre qualcosa, altrimenti facciamo parlare a Viviana, che comunque è stata la figlia poi, diciamo, di un'allieva di Don Milani. La figlia, era bravissimo il suo babbo. Allora, Anna, io direi di far parlare Viviana, le diamo quegli 8-9 minuti e poi ci concediamo gli ultimi 7-8 minuti insieme con alcune domande. Prego Viviano. Grazie, mi rendo conto che c'è poco tempo, poi chi c'è stato? Allora, guardate, cercherò di dare delle pennellate per un pochino anche magari razionalizzare le varie cose che sono state così dipinte. Io sono, insomma, sono una, diciamo, allieva di seconda generazione, no? Perché sono figlia di Maresco Ballini, che è stato uno dei primissimi allievi di San Donato Calenzano. E quindi immaginate questo gruppo di ragazzi che frequentavano la parrocchia di San Donato Calenzano, dove è nata la prima scuola di Don Lorenzo, cioè la scuola popolare, e dove partecipavano tutti i ragazzi, gli adulti. Non era una scuola solo per bambini, ma era una scuola sostanzialmente per ragazzi e per adulti che andavano dopo il lavoro, quindi era una scuola, diciamo, serale, la possiamo chiamare così. Era un modello, tra virgolette, diverso da quello di Barbiana, proprio per le caratteristiche del contesto. E poi questi ragazzi allievi di San Donato hanno accompagnato e seguito Don Lorenzo e tutta la comunità poi di Barbiana, appunto, per tutto il resto della vita di Don Lorenzo. E quindi salivano, come ha detto Fiorella, andavano a Barbiana e hanno continuato, diciamo, a farsi aiutare anche da Don Lorenzo per continuare a fare a San Donato il doposcuola e comunque continuare il suo modello. Allora, cosa posso dire? Anzitutto che io ho ascoltato il vostro, come dire, scambio, avete fatto una sessione Facebook dedicata al tema dell'autonomia, no? E parto proprio da questo, perché ho preso questo vostro cercare il discorso dell'autonomia come un qualcosa che ha molto a che fare con quello che faceva Don Lorenzo. Cioè l'autonomia di poter fare delle scelte funzionali, io l'ho capita così, a delle situazioni, a dei problemi specifici, cioè rivolti a delle persone, a dei ragazzi, in un contesto preciso. E Don Lorenzo lavorava in questo modo, cioè, come ha detto Fiorella, lui non parlava di allievi o di genitori, parlava di Fiorella Tagliaferri, cioè dava un nome e un cognome, voleva sapere tutto della sua famiglia, voleva sapere come vivevano, dove abitavano, e questo l'ha fatto anche a San Donato. Tra l'altro è proprio grazie a San Donato che lui scrive il suo unico libro, Esperienze pastorali, dove va prima di tutto a fare un'analisi proprio sociologica del contesto per conoscere la sua comunità. Quindi Don Lorenzo lavora con i ragazzi e con le famiglie. Scusa un attimo, Fiorella, puoi chiudere il microfono, per favore? Che sento un ritorno. Sento dei suoni. Don Milani lavora moltissimo a livello di comunità. Ora si parla di comunità educante, no? Cioè di un insieme di risorse che sono le risorse dei ragazzi, ma anche delle famiglie e di tutti coloro che sono nel contesto. Don Lorenzo proprio opera in questo modo, opera a livello di comunità. E comunità molto anche allargata. E qui vorrei venire un attimo al libro di Sandra, quello sulle ragazze di Barbiana, perché e comunità allargata per lui voleva dire, come ha detto appunto Fiorella, sfruttare tutte le risorse che erano disponibili in funzione dei suoi ragazzi, dell'autonomia dei suoi ragazzi, anche qui c'è il concetto di autonomia, del loro sviluppo, del loro empowerment, della loro crescita,
della loro possibilità di staccarsi, proprio sganciarsi da lui e diventare uomini e donne autonome, responsabili in giro per il mondo. Allora, le cose fondamentali erano innanzitutto imparare ad essere cittadini, quindi cittadini sovrani, la Costituzione, i diritti, i doveri, eccetera, eccetera, la parola, sapere, conoscere, sapersi relazionare con tutti i livelli delle persone nella società, conoscere le lingue. E in questo senso lui era come, io leggendo tanto anche tutte le sue lettere, eccetera, si coglie proprio questa sua necessità di fare in fretta. Tra parentesi, Don Lorenzo ha fatto tutto in 24 anni, ricordiamoci questo perché è molto rilevante secondo me. Da San Donato a Barbiana lui ha 24 anni di tempo per fare tutto quello che ha fatto. E è incredibile, se leggete le sue lettere, è incredibile quello che riesce a mettere in piedi. Quindi allarga questa comunità a tutti i suoi amici, a tutta la sua cerca di amicizie internazionali, europee principalmente. Don Milani, come sapete, viene da una famiglia benestante, molto colta e soprattutto molto ricca di contatti e di reti appunto a livello europeo. E quindi utilizza tutte queste sue conoscenze, questi suoi contatti per la sua comunità laddove si è calato. Ma non lo fa dall'alto, e questa è la cosa interessante, fa proprio un processo di ascolto della comunità. Tant'è che lui dice una cosa molto importante, secondo me, lui dice: devo tutto quello che so ai giovani operai e contadini a cui ho fatto scuola. Quello che loro credevano di stare imparando da me, sono io che l'ho imparato da loro. Sono loro che mi hanno avviato a pensare le cose che sono scritte in questo libro, Stiamo in esperienze pastorali. Sui libri di scuola non le avevo trovate, le ho imparate mentre le scrivevo e le ho scritte perché loro me le avevano messe nel cuore. Sono loro che hanno fatto di me quel prete dal quale vanno volentieri a scuola, del quale si fidano più che dei loro capi politici, per il quale fanno qualsiasi sacrificio, dal quale si confessano di ogni peccato senza aspettare che sia festa. Io non ero così e perciò non potrò mai dimenticare quel che ho avuto da loro. Ora forse capite le parole anche di Fiorella. Allora, dicevo, lui utilizza al massimo tutte le risorse che sono disponibili. E che cosa fa con mia madre? Mia madre è milanese, perché mio padre, dopo avere fatto la scuola sindacale, scelta che ha fatto anche grazie a Don Lorenzo, perché il mio babbo era un ragazzino, tra l'altro senza papà, che era molto abile nel lavoro manuale, già lavorava a 12 anni a Prato, insomma, in una fabbrica, era già un operaio specializzato, però essenzialmente sarebbe rimasto più o meno questo. In realtà Don Lorenzo lo spinge a fare la scuola sindacale, diventa sindacalista, risulta fra i più bravi in questa scuola, dove si studiava effettivamente materie con i docenti dell'Università Cattolica, quindi economia, stiamo parlando della CISL, della Scuola Nazionale CISL. Viene mandato a Milano, giovane, cioè aveva, non so, 24 anni, così, viene mandato a Milano per cominciare l'attività sindacale sul campo. Conosce mia madre ovviamente non sapeva nulla di Don Milani, o non so se avesse letto qualcosa, comunque si conoscono e subito, ecco, Don Lorenzo, loro sono fidanzati, siamo nel 59, nel libro di Sandra troverete delle bellissime anche fotografie, tra l'altro questa è Fiorella in copertina, e ci sono anche delle foto appunto con mia mamma. La mamma viene invitata a Barbiana per conoscere, ovviamente, perché si sarebbero sposati, i miei genitori si sono sposati appunto a Barbiana. E che cosa fa Don Lorenzo? Dice: guarda, prima comincia a scrivergli delle lettere che noi abbiamo ritrovato proprio sullo stimolo di Sandra, che mi ha detto: ma non hai qualcosa? Effettivamente ci sono delle lettere di Don Lorenzo, la lettera è pubblicata, dove lui dice delle cose molto, intanto sfrutta subito, la mamma dice: vieni qui in mese di agosto e ti prego insegna alle ragazze taglio e cucito. Allora uno potrebbe subito pensare, ecco, no, le solite donne che devono imparare il taglio e il cucito, eccetera, eccetera. Non è assolutamente così. Se voi leggete la lettera, ora siccome non ho tempo non ve la leggo tutta, ma il cuore della lettera è questo, è quello dove lui dice:
alla mamma. Innanzitutto stai nella situazione che c'è. Io sottolineo questo aspetto perché secondo me lo stare in situazione è proprio uno dei segreti della scuola di Don Lorenzo. Stare nella situazione, osservarla, scrutarla, capire com'è e non dico accettarla, ma come dire, lavorare attorno a quella situazione, non partire dal programma, non partire da un'idea, da un ideale, da un modello, da uno schema, parti intanto da quello che c'è. Infatti lui gli dice: mi dispiace di non poterti ancora dare notizie precise, perché mia mamma si vede che gli aveva scritto, dimmi quante bambine ci sono, come sarà, cosa devo fare, eccetera, eccetera. Voleva preparare il programma, no? E lui gli dice: mi dispiace di non poterti ancora dare notizie precise, non posso assolutamente indovinare come si metteranno le cose. Ho qui 12 nomi, ma qualche giorno ci potrà essere qualche scolare in più e spesso ce ne potranno essere di meno. Insomma, vedrai che una scuola molto regolare non ci riuscirà. Come diceva Fiorella, quando il tempo era bello e lei doveva lavorare, certamente la mamma non la mandava a Barbiana a scuola. Quando pioveva, magari la mandava a scuola. Quindi c'è la realtà, prima di tutto. Poi gli dice, ed ecco l'obiettivo che aveva Don Lorenzo, attenzione, gli dice: tu sai che il mio scopo principale è fare scuola per le bambine piccole e queste sono 6 o 7. Io penso soprattutto a loro perché l'anno prossimo voglio far fare a loro l'avviamento professionale come ho fatto con i ragazzi e le voglio educare in tutti i modi per farne delle figliole intelligenti, furbe, sveglie, capaci di difendersi e di guadagnarsi il pane e di mandare avanti la famiglia. Questo è il cuore della faccenda, secondo me. Don Lorenzo non dice devono diventare delle brave spose, quindi devono saper cucire, devono diventare abili nel cucito perché, come dicevano i programmi ministeriali di quei tempi, la donna deve essere il focolare, insomma, deve essere l'armonizzatrice, diciamo, della famiglia, quindi deve occuparsi della casa. No, no, lui gli dice io voglio fargli fare l'avviamento professionale. E infatti le bambine di Barbiana hanno fatto, alcune di loro, chi ha fatto la scuola per maestra d'asilo, chi ha fatto la scuola per diventare, mi pare, come si chiama, ragioniera, cose di, o infermiera, cose di questo tipo. Quindi primo mandare avanti, quindi questo, il taglio cucito, era semplicemente strumentale, era qualcosa che aveva un senso. Certamente perché serve sempre ed è importante anche sapere fare questo, ma era funzionale a qualcos'altro, a far crescere queste ragazze come i ragazzi alla fine, sostanzialmente come i ragazzi. Quindi ecco che secondo me questo aspetto va sottolineato perché per tantissimi anni e purtroppo grazie anche ad alcune femministe, scrittrice, eccetera, Don Lorenzo è stato considerato uno addirittura misogino, che ce l'aveva con le donne, che escludeva le donne, una cosa assolutamente, assolutamente sbagliata e assolutamente, diciamo così, portata avanti da persone che non hanno letto sicuramente le carte, non hanno letto le sue lettere, eccetera. Quindi chiudo perché penso di avere già superato il tempo. Direi che ritengo molto importante questo aspetto, che oggi è una tematica, secondo me, quello della comunità educante. Cioè Don Lorenzo, se ne parla molto ormai della comunità educante, e Don Lorenzo aveva creato questo, il riconoscimento proprio che la comunità dei ragazzi, dei bambini, delle famiglie, degli amici, di qualsiasi persona arrivasse a San Donato, a Barbiana, entravano a far parte di questa comunità che si educava ed educava, no? Era una vera e propria, come dire, apprendere dalla realtà e apprendere in situazione. Fiorella ha detto stavamo a scuola 12-13 ore, ma quando andrete a Barbiana vedrete che cos'era quella scuola, ma anche San Donato. Era anche una scuola pratica, era una scuola fatta di... che ne so, andava magari il falegname a fare che doveva fare un lavoro su ed era l'occasione per tenerlo lì 3 ore e insegnare ai ragazzi qualcosa che riguardava la falegnameria. Quindi, diciamo, era una scuola proprio di vita. Don Lorenzo dice anche qui l'ho riportato, molti hanno detto, ma come possiamo fare a fare scuola, con qual è il metodo, eccetera, eccetera. Lui lo dichiara questo, dice...
chiaramente, in esperienze pastorali, dice: spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola e come faccio ad averla piena. Insistono perché io scriva un metodo, per loro un metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica. Don Lorenzo non era nulla di, non era un pedagogista, non era nulla di tutto questo. E lui scrive: sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola. Bisogna essere, non si può spiegare in due parole come bisogna essere, ma finite di leggere tutto questo libro e poi forse capirete come bisogna essere per fare una scuola popolare. Qui siamo a San Donato. Bisogna avere le idee chiare in fatto di problemi sociali e politici. Non bisogna essere interclassisti, ma schierati. Bisogna ardere dell'ansia di elevare il povero ad un livello superiore. Non dico ad un livello pari a quello dell'attuale classe dirigente, ma superiore, più da uomo, più spirituale, più cristiano, più tutto. Ecco, penso che sia proprio quello che voleva dire la Fiorella, no? Un maestro, un prete, un uomo che li ha voluto così bene, che li ha così ascoltati e che ha compreso che non ci sono metodi, non ci sono il metodo, ma ci sono proprio un modo di essere, cioè un modo di, come dire, è ascoltando che tu capisci come non, neanche come fare, ma proprio come essere, appunto, per dare un contributo completo a bambini, ragazzi così, così poveri, poveri di tutto, che possano invece diventare uomini. E lui ha lasciato questi ragazzi giovani, perché come avete capito è morto che aveva 44 anni, e quindi i ragazzi di Barbiana li ha lasciati molto giovani, i ragazzi di San Donato sono stati più fortunati, hanno potuto crescere un po' di più, ma ha lasciato secondo me degli uomini insomma di grande spessore, e donne, uomini e donne adesso. Grazie. Grazie Viviana, anche perché è stata molto forte la tua testimonianza, ma anche, diciamo, commovente. Ecco, io credo che adesso diamo la parola sicuramente alle ultime due domande, facciamo anche tre, magari diciamo una a testa, ecco, mettiamola così, proverete a rispondere Sandra, Fiorella e Viviana. Però secondo me da un po' traccia poi, diciamo, quello che ci sono anche le evidenze, insomma, no, in ambito educativo, cioè che non sono gli ambienti di apprendimento, non sono, come dire, insomma, le scuole belle o brutte, ma alla fine a fare la differenza è proprio l'insegnante. E probabilmente mi permetto di dirlo, ma credo che forse è proprio quello che stiamo dimenticando, perché insomma, poi ci sarà una piccola sorpresa, ma non voglio anticipare nulla nei prossimi giorni, perché il 21 febbraio faremo i due anni, no, di una giornata che ricorderemo tutti a Boa, all'Ozio, a Cinto, cioè la chiusura della scuola italiana. Non si era mai visto, no? Che le scuole dovessero chiudere così. E però, insomma, ecco, quello di ringraziare gli insegnanti, perché quando gli insegnanti ci sono, e sono insegnanti con la I maiuscola, fanno la differenza rispetto a qualsiasi altra cosa, insomma. E poi alla fine uno ricorda quello, no? Perché se ricordiamo i nostri anni di scuola, noi ricordiamo le relazioni tra i compagni. Fiorella si ricorda i momenti, non penso che non ha mai descritto il banco, se era a rotelle o rotondo o altre cose, ma si ricorda l'insegnante tutto, e le relazioni che ha vissuto tra i suoi compagni. Io passerei quindi alle ultime tre domande, insomma, vediamo anche velocemente, oppure 2/3, adesso proviamo a rispondere insieme e poi chiudiamo, perché insomma abbiamo sforato i 10 minuti. E vediamo chi è che vuole rispondere, chi vuole fare la domanda. Eccoci qua, prego. Allora, quindi Anna Sturaro, ma c'è Sandy, se vi potete collegare, che sarà Trevisani in realtà. Sandy Pittarello, Sandy si può già collegare, insomma, ti puoi già collegare così intanto ti vediamo, e risponde prima Sara. La domanda Sara, prego. Buonasera a tutti e grazie davvero per le vostre testimonianze, sono veramente emozionanti. Volevo chiedere, per una scuola di comunità, cosa possiamo fare noi genitori?
come possiamo aiutare insegnanti e bambini? Grazie. Chi vuole rispondere? Se Viviana, Fiorella o Sandra? Chi ci vuole? Allora, Fiorella deve attivarsi il microfono. C'è un microfonino. Cioè, bisogna cliccarlo sopra e attivarlo. Fiorella, ecco qua, c'è il marito. C'è il microfono. Ecco qua, prego. Come bisogna fare a essere genitori? Fare i genitori è il mestiere più difficile del mondo. Però collaborare con l'insegnante, perché la collaborazione è importantissima. Perché se tu sei insegnante e insegni un dato comportamento al tuo allievo, se poi a casa non c'è la stessa collaborazione, tutte le tue fatiche vengono sminuite. Dovrebbe essere... Ora, il genitore moderno non si può generalizzare, ovviamente, ma è... Abbiamo perso Fiorella, secondo me. Dare il mondo di una volta, anche perché sarebbe riduttivo e poi perché i bambini oggi starebbero peggio, perché... Loro lo vivono come un diritto acquisito andare a scuola. Noi lo vivevamo come una cosa meravigliosa e non potevamo avere perché dovevamo andare a lavorare nei campi. Pertanto il contesto era completamente diverso. Però tra il maestro e il genitore dovrebbe esserci una collisione proprio tra loro per il bene dei figli, sia dei loro figli, sia per il loro futuro. Questo è il mio pensiero, ma io no, ho la fortuna di avere tutti amici insegnanti, ma io non lo sono, purtroppo. Ma mi sentite? Sì, sì, secondo me sarebbe stata un'ottima insegnante, ma poi in realtà, insomma, i genitori sono i primi insegnanti, no? Questo lo dice anche Loris. Lo so. Il primo educatore, anzi, in realtà è proprio il genitore, quindi... Sì, è vero. Però guardi, può fare tanto anche il maestro. Il comportamento del nostro priore ci ha cambiato la vita a tanti, lo so che non abbiamo tempo, se no vi potrei dire nome e cognome, tante persone mi hanno detto, Fiorella, l'incontro con Don Milani mi ha cambiato la vita. Anche personaggi noti mi hanno detto queste parole, ecco. Mi ha cambiato la vita, mi ha fatto vedere la vita in un altro modo. E il vostro lavoro di insegnante è importantissimo. Voi avete un dirigente scolastico, sì, giovanissimo, l'ho visto sulla 7, è giovanissimo, potrebbe essere mio figliolo, per dire. Però l'età non conta, conta quello che le persone hanno dentro, l'età non ha importanza. È vero. Posso grazie. Dire, poi lascerei a Sandra, ma io siccome non so rispondere, cioè nel senso, io... Cerco di leggere molto Don Lorenzo in questi ultimi anni, perché non l'ho letto prima, perché ci ho vissuto talmente dentro che ho avuto un po' un rifiuto a un certo punto, però poi mi sono rimessa a rileggere tutto. E poi mi sono messa anche qui all'Associazione Don Milani a fare un po' di doposcuola ai ragazzi che vengono e mi sono accorta delle difficoltà immense. Io faccio un altro lavoro, però quando sono qui volentieri faccio... È difficilissimo, no? E quindi fare questa domanda è lecito. Ma Don Lorenzo anche qui dice questo, fate scuola, ma non come me, fatela come vi richiederanno le circostanze. Guai se vi diranno il priore avrebbe fatto in un altro modo, no? Perché tutti non date retta, fateli stare zitti, voi dovrete agire come vi suggerirà l'ambiente e l'epoca in cui vivrete. Essere fedeli a un morto è la peggiore infedeltà. Io aggiungo essere fedeli, cioè agite con il cuore, cioè io a volte sono andata a fare ripetizione a questi ragazzi, bambini anche, che non riescono ancora a parlare, c'è da fare il potenziamento, e poi mi rendevo conto che mi ponevo io una sorta di prestazione, no? Devo aiutarli a fare questo perché devono raggiungere, devono sapere, e poi ho detto no, una bambina a un certo punto si è messa a piangere perché voleva andare a casa. Io ho detto, vabbè, facciamo un disegno, facciamo un movimento col corpo, respiriamo, c'è tutta questa cosa, le mascherine, la pandemia, bisogna stare distanziati. Ecco,
Io ho sentito in quel momento che dovevo farla stare bene e basta, cioè farle togliere quel pianto. Ma io non sono un insegnante, è una cosa banale, sono una mamma, quindi vabbè, qualcosina diciamo. Allora abbiamo fatto con l'amichetta un po' di esercizi, abbiamo respirato e poi le ho fatte disegnare insieme. Ecco, da Lorenzo ho imparato questo, il lavoro collettivo, il lavoro comune, anche col distanziamento, fare un disegno che poi potevano creare un collage, stare insieme. Ecco, pam, abbiamo messo 10-15 minuti e poi ci siamo messi a fare le divisioni. Scusate, porto un esempio banalissimo per voi che siete docenti, però questo secondo me è proprio ascoltare prima. No, ma infatti guardi Viviana, poi dopo diamo la parola a Sandy, credo che in realtà è la risposta. Guardi, proprio in questi giorni ci sono stati alcuni colleghi dirigenti che dicevano, ma a proposito diciamo di tematiche, no, gli acquisti, i banchi, i sanificatori o altro, ma noi non l'abbiamo fatto, non avevamo gli strumenti, chissà perché, eccetera. Io credo che effettivamente, allora, col senno di poi è facile, insomma, riuscire a come dire, insomma, dire tu hai sbagliato oppure potevi fare in questo modo. In realtà quello che noi possiamo dire è anche diciamo il grande insegnamento dell'educazione, l'essere qui e ora, no? Hic et nunc, cioè quindi fa dare il meglio con quello che si ha. Cioè in questo momento io ho queste possibilità, questi strumenti e alla fine lo faccio, forse perché maledettamente perché ci credo. Credo che quello sia l'azione migliore in quel momento. Poi è l'esperienza, è la lente, diciamo, del tempo che mi permette di dire faccio in un altro modo. Quindi sicuramente ai genitori, io per esempio dico sempre, cioè per la scuola fate, date quello che voi siete in grado di poter dare. Perché se poi uno, faccio un esempio, i genitori che magari ci aiutano nei murales, se uno li chiama e magari io il murales non lo so fare, non so dipingere un muro, faccio uno sforzo enorme e magari faccio una cosa non fatta bene. Quindi ognuno dà quello che può in relazione anche al suo buon cuore, ma anche in realtà alle proprie competenze. E credo che forse il patto d'aula, il patto con i genitori invece sia importante, perché se poi in classe si danno delle regole e poi a casa queste regole non vengono condivise, ah ma l'insegnante ha detto così, figurati se l'insegnante a casa sta in un altro modo, e questa cosa poi è chiaro che crea diciamo dei contrasti anche nel bambino soprattutto. Senti, poi Sandra, così diamo la parola, senti, chiudiamo e poi prego. Grazie per queste testimonianze, colpisce molto come parlate di questo uomo che è stato un prete, un maestro. Ecco, emerge dalle vostre testimonianze questa forte passione, questa forza e questo modo di essere di Don Milani. E vi chiedo, vi ha mai parlato del perché? Vi ha mai parlato della fonte di questo amore? Da dove la attingeva? Cioè questa sua forza, questo suo modo, questa sua intensità, con la parola giusta forse intensità, vi ha mai parlato o avete scorto dal, non so, dal suo comportamento, dalle sue parole qualcosa? In che senso qualcosa? Fiorella, credo se la questione era legata anche a una fede, no? Cioè c'era un aspetto d'amore per la fede o non solo? Cioè. Ah sì, certo. Lui, direte, ma era un prete, com'è che non vi faceva tantissima religione? A prescindere, lui ci diceva, quando io ho letto il Vangelo, mi sono detta, ma sai che questa è più interessante di quattro... in cerca d'autore, non mi ricordo il titolo, e lo troverete anche voi quando voi apprenderete, leggerete, ci arriverete da soli dove vorrei portarvi. E ora come ora è più importante che voi impariate. Non per questo non era religioso, era religiosissimo il priore, però ecco, considerate che quando stava male smise di fare due messe, la domenica ne faceva una per dare più ore all'insegnamento. Pensate quanta importanza dava l'insegnamento. Fiorella, io poi mi ricordo, adesso Viviana lo dirà, che lui a un certo punto dice Dio perdonami se ho amato più i miei studenti che te, insomma. Mi perdonerà se ho voluto più bene a loro. Sì. Penso che voleva bene a Dio
e lui bastava venisse un prete e andava subito a confessarsi, non dove andavamo noi in quel cosino di legno che c'è ancora nella chiesa in ginocchioni. Lui si confessava per la strada, andava in su e in giù. Anche quando veniva il babbo di Viviana, io un giorno lo volevo chiamare, mi fa la Leda, no, sta confessando Maresco, si chiamava Maresco il babbo di Viviana, sta confessando. Lui confessava anche mentre andava in su e in giù davanti, e noi eravamo sotto il loggiato a fare scuola, i ragazzi più grandi facevano scuola a noi più piccoli. Ecco, no, lui era molto religioso, però gli importava che noi imparassimo la parola. E grazie a Dio, non solo la parola, ma quel minimo di autostima, devo ringraziare il priore. Che non ma vorrei, Viviana Fiorella, gliela faccio io una domanda, no? Così concludo, Viviana, perdoni se l'ho interrotto, così chiudiamo. La domandona la rivolgo a tutte e tre voi, insomma, anche chi l'ha vissuto e chi invece l'ha letto, chi l'ha vissuto attraverso il ricordo. Oggi gli insegnanti, insomma, secondo me, li vedo, sono in grande difficoltà, no? Un grande sconforto. Molti dicono, cioè, viene voglia di mollare anche al dirigente scolastico, quindi immagino gli insegnanti. Un minuto, veramente una parolina, ecco, pensando a, proprio da insegnante, forse anche cosa avrebbe, ma più che cosa avrebbe detto Lorenzo, ecco, cosa direbbe oggi l'ex allieva di Don Lorenzo, cosa direbbe Sandra Passerotti, cosa direbbe Viviana e gli insegnanti che invece... Non arrendetevi mai! Bello. Viviana? No, io vorrei sentire Sandra prima, poi che non ha parlato. Il fatto che non ho parlato è perché appunto c'è Fiorella che è la diretta testimone, quindi vuol dire tanto. Per quanto riguarda gli insegnanti, io posso dire che pensando a Fabio che quando era stato bocciato in seconda elementare, in quarta elementare, arriva a Barbiana anche lui timido e vergognoso, ecco, la trasformazione che ha invece vicino a Don Milani è proprio e lui dice: ho visto una cosa meravigliosa che mai in tutti gli anni della mia vita scolastica avevo visto. Quindi vuol dire che se un ragazzo e un insegnante accende quella luce che c'è dentro, è tutto lì. L'insegnante deve accendere un ragazzo. Io da nonna che mi trovo due nipotine che frequentano le elementari, ecco, ho le guardo e le scruto per vedere se davvero hanno questa luce accesa, ecco, e questa pandemia ho visto che invece l'ha tenuta di molto offuscata, e speriamo che si accenda, ecco, questo è, perché il maestro deve accendere quello che ha dentro il bambino. Io dico brevemente questo, sul tema di prima è un tema molto grosso, Alfonso, quello del Don Lorenzo prete maestro, e qui bisogna ragionarci parecchio, perché non si può capire Don Milani maestro se non si capisce Don Milani prete. Questo io ci tengo moltissimo, e ci tengono moltissimo soprattutto i sandonatesi, e leggendo appunto esperienze pastorali questo è molto chiaro. Ma per chiudere vi lancio una pietrona a voi insegnanti, perché Don Lorenzo scrive questo, come stava dicendo Sandra: il maestro deve essere un profeta, il maestro deve essere, per quanto può, profeta, scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso. Ecco, quindi fare un po' questo difficilissimo lavoro costante, attento, di vedere, quindi vedere ascoltando e quindi profetizzando, è un impegno enorme. Quindi a questi poveri insegnanti, io vi capisco, è dato un impegno grande, ma a me piace moltissimo questo allargamento alla comunità. Sempre di più io vedo che la scuola non può più essere un monolite, ma deve essere proprio veramente una comunità educante.
dico sul modello, ma Don Lorenzo non avrebbe detto sul modello, ma sì sul modello delle scuole che in quel momento, in quella situazione, Don Lorenzo ha creato a San, prima a San Donato e poi a Barbiana. Grazie Viviana, io direi che possiamo salutarci, è stata insomma una conclusione molto forte. Grazie Fiorella, ci vedremo a Barbiana sicuramente. Tramite Sandra, grazie Viviana, insomma speriamo di incontrarci durante le vacanze di carnevale. Io direi che possiamo accendere tutti. Alfonso, non so Sandra se gliel'hai detto, posso segnalarvi la pagina Facebook Il Cammino di Don Milani, che io ho creato dal 2017. Chi si vuole aggregare fa un percorso di 3 giorni, so che andrai con Sandra a Barbiana, benissimo, ma questo è un percorso che si può fare anche con i ragazzi di 3 giorni, incontrando di nuovo i testimoni, quindi incontriamo Sandra, incontriamo Fiorella e tanti altri ragazzi che ancora sono viventi e molto interessanti da ascoltare. Quindi pagina Facebook Il Cammino di Don Milani, rispondo io. Grazie a voi. Direi che possiamo salutarci.